Eccoci qui allora amici di Ciocomo, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo nel bosco questa mattina, come potete vedere, ma anche sentire il sottofondo, il cinguettio degli uccelli. Siamo in un bosco davvero molto molto bello, che è quello che si trova all'interno della comunità Arca. La comunità, ecco, la vedete sotto la cappelletta, fondata anni fa da Donaldo Fortunato. Ora gestita da questo signore qua, che è Buongiorno. Maurizio Galli. Buongiorno Maurizio. Allora, intanto grazie. Siamo venuti qui oggi perché assieme a te, assieme all'architetto Mario, vogliamo presentare un progetto davvero molto molto bello. Allora, un bosco un po' così, diciamo ancora un po' trasandato sicuramente, sì, ma avete pensato di fare qualcosa di bello. Sì, allora, Buongiorno intanto buongiorno a Maurizio. tutti. Questo bosco è Facciamo intanto due sì. passi, va nel 6 bosco. ettari di bosco, quindi una dimensione abbastanza ragguardevole, ed era parte dell'ex ospedale psichiatrico Esatto, del perché Parco San Martino. questo era l'ex ospedale, è parte dell'ex ospedale Esatto, psichiatrico, giusto? però Intanto lo facciamo vedere, va. questo è un bosco spontaneo che è cresciuto negli ultimi 70 anni, quando l'ospedale psichiatrico ha cessato di fare attività agricola qua dentro, perché una volta qui era tutto coltivato. In 70 anni è cresciuto un bellissimo bosco spontaneo, con essenze anche di pregio, che però di fatto è stato per 70 anni selvaggio, è Esatto, cresciuto da è solo. cresciuto esattamente Maurizio, è cresciuto così, è cresciuto Spontaneo. però spontaneo, esatto, però giustamente dici. Giustamente va però in teoria salvaguardato. Quindi l'idea nostra, in collaborazione con la TS Insubria, che è la proprietaria della zona, è quella di manutentarlo, quindi metterlo in sicurezza, perché in 70 anni gli alberi soffrono, possono Sì. cadere, sono presi completamente dall'edera. Quindi Ah vedete, sì, beh, guardate, certo, questo è albero per vero, esempio hai ragione, in completamente effetti. infestato. Quindi noi ci prenderemo cura di questo bosco, la logica è salvaguardarlo, Salvaguardarlo e quindi che fare? trasformarlo in quello che è un bosco didattico, Beh. perché Regione Lombardia ha istituito nel 2020 l'albo dei boschi didattici, che sono delle zone dedicate a proprio la cultura e l'educazione dei giovani, dei bambini, delle scolaresche, l'educazione ambientale. Quindi, Quindi beh, una bellissima idea, un bellissimo progetto, il vostro, quindi Comunità Arca, ATS Insubria. e Cooperativa Humus, che è la nostra cooperativa del verde, che è composta da nostri ex utenti che hanno fatto il percorso terapeutico magari 20 anni fa, che sono rimasti come giardinieri, sono specializzati, Ah, bella questa. perché qui c'è un lavoro di specializzazione, cioè alcuni alberi vanno Ma trattati. ecco, mi dai anche una tempistica, Maurizio, qua, Allora, quando inizieranno i lavori e quando magari, poi magari sentiamo anche l'architetto, potrebbero venire qui le scolaresche e ammirare il bosco, cioè capire il bosco, la sua struttura. i lavori sono già iniziati, perché già i sentieri noi abbiamo cominciato a tracciarli. Ah, questo è già, Questo ok. è già Ah, opera nostra, abbiamo cominciato a ok. Ecco, tracciare. se presentiamo anche l'architetto Mario, buongiorno, Buongiorno, sono buongiorno architetto. progettista. Progettista, ecco, quindi è già iniziato l'intervento. Sì, è già iniziato con la prima fase che era di censimento delle alberature, fatta dai nostri agronomi che hanno censito 2000-2500 piante ad alto fusto. Ecco, esatto, volevo chiederti proprio questo, 2500, quindi. 2500 piante ad alto Beh, cioè, fusto. sono i nostri ascoltatori che ci stanno guardando e che stanno apprezzando anche l'iniziativa, la bellezza di questa iniziativa. Perché, ecco, come sentite, siamo proprio nel mezzo del bosco e farlo trovare veramente bello ai ragazzi, agli studenti che vengono, è una cosa importante. Ci vorrà del tempo, Ci chiaro. vorrà del tempo. Abbiamo individuato quattro zone di intervento, alcune più a rischio dal punto di vista delle essenze presenti, quindi con degli interventi più pesanti dal punto di vista del recupero arboreo, altre dove l'intervento è più soft, quindi meno abbattimenti, più conservativo. E quindi diciamo per questa, diciamo le porzioni dove l'intervento è più leggero, pensiamo nel giro di un anno e mezzo, 2 anni, aprire quelle prime porzioni, Quindi diciamo un paio un d'anni, paio sì, un d'anni. paio d'anni. Ottobre, noi speriamo fine 2024,
alla fine del prossimo l'altra anno. L'altra cosa insomma, importante è che qui lavoreranno anche i ragazzi dell'ARCA. Ecco, cioè, tra l'altro la comunità ARCA, comunità di recupero, che è qua sopra, giusto? Esatto. Fondata, ecco, lo ricordo, da Donaldo, esatto, tanti tanti anni fa. Sembrava una cosa quasi fuori dal tempo, io ricordo i tempi quando fu fondata da Donaldo, invece in realtà aveva visto giusto, e questo è molto bello, perché mi dicevi ci sono ancora tante persone tra qua. Tra l'altro quest'anno facciamo 40 anni. 40 anni della comunità ARCA, esatto. Attualmente abbiamo 104 ospiti in terapia, sono tanti. Sono 30 educatori dipendenti che lavorano nelle comunità. Una parte di questi ospiti in terapia, durante la terapia, faranno un corso di giardinaggio con la Fondazione Minopri. Ah beh, questo è interessante. Perché proprio impareranno del posto proprio didattico a lavorare, faranno il tirocinio, la pratica qua dentro. Questa è un'ottima opportunità di reinserimento assolutamente sociale. Assolutamente, come reinserimento sociale direi che è assolutamente perfetto. Architetto. È didattico per noi, certo, che ci stiamo lavorando, e diventerà didattico poi. Beh, insomma, è molto molto interessante questo progetto. Mi ha fatto piacere oggi presentarlo ai nostri telespettatori e radioascoltatori, perché siamo anche in diretta radio in questo momento. Buongiorno a tutti, siamo nella comunità ARCA, sulla Cappelletta, sì, tanto per intenderci, e questo è il bellissimo, guarda, è veramente bello, più che io non l'avevo mai visto, devo dire la verità, ho quasi 60 anni e non l'avevo mai visto, non ero mai entrato qua, fa parte di quello che era l'ex ospedale psichiatrico, una volta questo compendio faceva parte appunto tutto dell'ex ospedale psichiatrico, sopra qua c'è la comunità ARCA e qui Maurizio ci ha spiegato che cosa stanno facendo, e devo dire che ecco, sono alberi anche bellissimi, dico, diciamo che una magnolia, questa è una magnolia, una mega magnolia, ragazzi, bellissima, bellissima. Sì, dentro all'interno abbiamo anche piante centenarie, abbiamo immagino Maurizio, che però vanno manutentati, quindi certo, il grosso lavoro sarà metterli in sicurezza. Quindi la scommessa che diamo ai nostri amici radioascoltatori e telespettatori è questa: tra qualche anno, un paio d'anni al massimo un paio d'anni, venire, ecco, una parte del bosco sarà però aperta. Sarà aperta anche alla gente, ai cittadini o solo per allora, la scuola? L'idea è sempre di una guidati. Ah, ok, sì. Perché molti ci scrivono, è una zona bella per venire anche a passeggio, scoprirla con il cane. Quando sarà agibile, quindi messa in sicurezza, ma soprattutto saranno comunque percorsi guidati. Perché l'idea è che anche alla città restituiamo un bosco, cavolo, il bosco deve essere salvaguardato. Beh, certo. Allora, se si comincia a far entrare chiunque, il rischio qual è? Che poi il bosco ne soffre. Perché il bosco deve rimanere bosco. Giusto. Quindi quella parte interna, per dire, non verrà toccata, verrà manutentata il minimo indispensabile. Perché qui c'è una flora, c'è una fauna spontanea, giusto. Abbiamo dentro volpi, tassi, picchi, abbiamo delle cose veramente belle, ma i bambini dovranno vederla, dovranno capire che un bosco va salvato e va curato. L'altra cosa importantissima è che questo bosco comunque già oggi cattura CO2, quindi pulisce l'aria della città. Ed è un bosco in città, e questa è una cosa molto e questo Maurizio, la cosa bella è che è un bosco all'interno della città. Non tutti lo conoscono, però devo dire è bella questa cosa, quindi quando sarà in fase avanzata invitami ancora, vengo con piacere a farlo vedere, perché guardate, è veramente una meraviglia. E sentite poi soprattutto in sottofondo il rumore del bosco. È un concerto. È un concerto, Mario. Devo dire che è bello. Allora, bene, bella idea, bellissima iniziativa. Vedi che c'è anche gente come Claudia, dice, ma quando si potrà entrare poi in autonomia? Sarà una è un progetto che ha interessato molti i nostri telespettatori in questo momento. Ci fa piacere, è una bella iniziativa che abbiamo presentato grazie appunto, ripeto, alla comunità ARCA. Beh, ci vorrà ancora, ecco, ricordiamo alla nostra telespettatrice, Claudia, ci vorrà ancora un paio d'anni, paio d'anni. Per il momento è una cosa ancora in divenire. Lo abbiamo presentato oggi, una sorta di anteprima, grazie a Maurizio, grazie a Mario che ce l'hanno illustrato. Io vi faccio vedere ancora questa bellissima passeggiata nel bosco.
Devo dire, guarda, veramente è una scoperta piacevolissima. Che è ancora solo un primo pezzettino. Che è un primo pezzettino, Poi, da qui mi dicevi si arriva addirittura verso la caserma dei Vigili del Fuoco? Sotto là. C'è la caserma dei Vigili del Fuoco. Sì, praticamente confina con Via Valleggio. Ah, ok, ok. Con Via Valleggio. Il parco è grandissimo. È un parco immenso, è un parco immenso e bellissimo. Va bene. Maurizio, allora, grazie di aver presentato questa bella iniziativa. Grazie anche a te, caro Mario. Ci diamo un appuntamento fra un paio di mesi. No. Diciamo, quando i lavori sono avanzati, vorrei venire a vederlo. Direi in autunno veniamo a vedere i colori del bosco. Allora, in autunno, promesso, vengo a vedere i colori del bosco e vedremo qualcosa già di stato avanzato, giusto? Sì. Progettista. Inizieremo perché la prima fase, dopo aver completato il censimento, iniziamo a definire i percorsi interni che. Sarà un'operazione di recupero dei vecchi percorsi, perché anche questo, vedete, sono dei cordoli esistenti, quindi questo era un percorso che c'era, poi sono stati in parte assorbiti dalla vegetazione e quindi adesso vanno un po' ripristinati nel rispetto però della natura, del bosco. È tutto, grazie dalla comunità Arca. Oggi credo vi abbiamo fatto vedere davvero una bella cosa e devo dire che c'è tanta gente interessata. Ci andavo alla domenica, dice Walter, quando andavo a trovare la mia nonna, la mia zia in ospedale, è un bel bosco da vedere, certo. Elisa, buongiorno, un saluto anche a Barbara, alla nostra amica Claudia. Quindi per il momento, Claudia, l'idea è percorsi guidati, che comunque sì, saranno aperti anche ai cittadini, ovviamente, percorsi guidati e soprattutto alle scolaresche. Questa è l'idea. Guardate che bello. Certo, va un po' come hai detto tu, Maurizio, fatta una manutenzione. Certo. Questo servirebbe. Tenete presente che le fettucce che vedete sono perché i nostri tecnici. Ah, ecco, infatti volevo chiedervi perché. Bravo, mi hai chiesto perché ci sono le fettucce, Maurizio? Hanno censito gli alberi. Una certa, cioè ogni albero è stato censito 1500 e per pieno bacco. Di queste fettucce perché non sono venuti i RIS a mettere le fettucce non sono venuti i RIS hai fatto bene perché sono quelle fettucce che secondo appunto, si vedono quando arrivano le forze dell'ordine magari che c'è. Ecco, no, in questo caso è perché è stato censito quando siamo entrati lì dentro. Non è stato facile individuare le essenze importanti. Immagino. Le essenze importanti sono state tutte individuate con la fettuccia e sono 1500 essenze importanti e quindi poi si proseguirà nella individuazione. Quindi è un lavoro enorme, è grandissimo. Buon lavoro. Noi stiamo, l'ultima cosa, stiamo raccogliendo fondi per farlo perché chiaramente è tutto a costo Arca e noi stiamo mantenendo tutti questi costi. Sul sito dell'Arca si può raggiungere e si può dare una donazione per un singolo albero. Com'è per il sito? Ricorda il sito dell'Arca. www.arcadicomo.org. Arca di Como, tutto attaccato. Arcadicomo.org. Oppure Arca di Como, su Google salta fuori e c'è proprio la richiesta, chi vuole può donare. Un contributo, un contributo. Noi tutto quello che facciamo qua comunque è rendicontato sul nostro sito, per cui... è una bella idea, davvero. Complimenti Maurizio, davvero grazie di avercela spiegata, grazie anche a te progettista di averci illustrato questo bellissimo progetto. Voglio tornare allora nei prossimi mesi e vedere un po' questo bellissimo bosco da vivere, direi, da godere, perché i comaschi non lo sanno, e nemmeno noi forse, ma c'è questo bellissimo polmone verde all'interno della città. È tutto dalla San Martino, grazie, vi saluto, buongiorno a tutti, grazie.